Coach Brevilieri, si torna alla vittoria 3-0 su un campo non facile, grande risposta della squadra, ancora senza rosa, una partita sofferta solo nel primo set, ma poi il Soverato ha dominato. La miglior risposta dopo l'uscita purtroppo dalla Coppa Italia poteva essere solamente una vittoria da 3-0 e così è stato. Molto molto contento e molto orgoglioso di questa squadra, dove tutti gli effettivi questa sera si sono ottimamente comportati. Devo fare i complimenti a Nina, che quando è entrata devo dire che ha dato un ottimo contributo, nel primo oserei dire praticamente quasi determinante, perché ha fatto un paio di punti veramente pesanti che non è così scontato una ragazza della sua età, all'esordio, possa fare. Quindi veramente tanti complimenti a lei, complimenti a tutta la squadra e complimenti in particolare al palleggiatore, che oggi mi è piaciuto veramente tanto. Si chiude questo Tour de Force con una bella vittoria. Dalla prossima settimana si ricomincia con la settimana tipo, diciamo, quindi adesso si cercherà anche di recuperare rosa per prepararsi allo sprint finale di questo avvincente campionato. Sì, a dire la verità sarà una settimana un po' atipica, perché è la prima in cui io posso concedere qualcosina di riposo in più. Infatti darò il martedì mattina libero, riprenderemo martedì pomeriggio e il mercoledì mattina salteremo un'ulteriore seduta e ci alleneremo solamente al pomeriggio, perché abbiamo bisogno sicuramente di recuperare non solo a livello fisico ma anche a livello mentale. Per quel che riguarda Rosa siamo tutti in attesa, lei scalpita, sta facendo il suo lavoro di recupero ben coadiuvata dal nostro staff medico. Siamo tutti in attesa e speranzosi di poterla recuperare al più presto, ma se la squadra si esprime su questi livelli se la può prendere un pochino più comoda per recuperare.